Buonasera, siamo giunti al termine della prima partita della seconda giornata di Sognare con i piedi, disputata fra Brescia e Fiorentina. La maglia delle rondinelle ci trasmette senso di appartenenza a una famiglia sportiva e a una città che è capitale italiana della cultura insieme a Bergamo, anche se... I don't like Atalanta. Ma questa è solo sana rivalità calcistica. Brescia e Bergamo hanno combattuto e vinto insieme la battaglia contro il Covid, che ci ha divisi per molto tempo, ma che alla fine ci ha uniti più di prima, proprio come sta facendo Sognare con i piedi. Tre aggettivi per definire questo torneo. Bellissimo, emozionante e partecipato. Grazie. La maglia della Fiorentina è viola, un colore molto particolare e poco utilizzato da altre squadre. Leggenda vuole che il colore viola sia stato ottenuto proprio a Firenze, per la prima volta nel 1300 dagli alchimisti. Un'alchimia proprio come quella che sta riuscendo a tutti noi, che stiamo colorando insieme all'oratorio con la nostra presenza e partecipazione a questo torneo. La frase motivazionale è la mia preferita. In un mondo in cui puoi essere qualsiasi cosa, sii gentile. Cosa ne pensi? La merce rara salverà i nostri tempi. Sono sicuro che salverà il mondo. Buonasera, siamo giunti al termine della partita tra Barcellona e Ajax. Barcellona-Ajax è una sfida fra due squadre che hanno fatto la storia del calcio. Barcellona. Il motto del Barcellona è Más que un club, che in catalano significa più di un club. Questo spiega e riassume tutto ciò che il Barcellona rappresenta per i suoi tifosi, che si sentono soprattutto un popolo, il popolo catalano. Nell'immaginario collettivo rappresenta e incarna il bel gioco, forse per i moltissimi campioni che vi hanno militato nella sua lunga e gloriosa storia, da Cruyff a Maradona, da Guardiola a Ronaldinho, fino ad arrivare a Messi e Iniesta. La frase motivazionale riposta sulla maglia è bellissima. Il tuo potere più grande è la libertà di scelta. Cosa ne pensi? Penso che questa frase ha un potere molto forte, ha un significato molto forte, perché è un significato sia singolare, che significa che ogni giocatore è libero di fare quello che vuole, cioè nel senso, nel buon senso, e anche collettivo, perché incide in tutta la squadra, soprattutto nei discorsi motivazionali che si fanno ad inizio partita e anche a fine partita, quando ad esempio un compagno chiama tutti gli altri compagni per andare a fare i complimenti agli avversari. E sono scelte che fanno la differenza nel calcio, secondo me. Grazie mille. Ajax. Non è un attaccante, ma fa tanti gol. Non è un difensore, ma non perde mai un contrasto. Non è un regista, ma imposta il gioco in ogni zona del campo e gioca il pallone sempre per i compagni. Di chi sto parlando? Di Johan Cruyff. Esatto, dell'uomo che reinventò il calcio prima da giocatore e poi da allenatore. Lo spettacolo prima di tutto, il profeta del gol. Ti piace la maglia dei Lancieri di Amsterdam e ti piace sognare con i piedi? Sì, la maglietta è molto bella e questo torneo siamo stato organizzato molto bene. Infatti è un torneo molto giovanile, è stato scelto bene il gruppo di ragazzi e di età e è stato organizzato in modo perfetto, quindi mi piacerebbe che si rifacesse anche nei prossimi anni. Buonasera, siamo giunti al termine dell'ultima partita della seconda giornata, svolta tra gli All Black e l'Olanda. Bellissima questa sfida a livello di contrasto cromatico, nero contrapposto all'arancione. Anche questa maglia, come quella del Sudafrica, non ha grandi tradizioni calcistiche, ma ne ha nel rugby. Infatti il rugby lo hanno inventato gli inglesi, ma i neozelandesi lo hanno fatto diventare un'arte, istintiva e affascinante come la haka, danza tipica del popolo Maori, etnia originaria della Nuova Zelanda. È considerata erroneamente solo una danza di guerra. Anche se è molto aggressiva e tesa ad impressionare, in realtà è un modo per onorare gli avversari. Haka significa accendere il respiro. Cosa ne pensi? Noi speriamo di essere riusciti ad accendere in voi un'emozione, una scintilla, un sogno, insomma. Come hai detto tu, è una danza tipica dei Maori. Non serve, per quanto riguarda la squadra degli All Blacks, a minacciare gli avversari, ma a onorarli, come detto. E noi, allo stesso modo, speriamo di aver onorato a modo nostro gli avversari e con tanto rispetto e con tanta devozione.
Grazie mille. Olanda, fantasia e creatività, calcio totale, mulini a vento e tulipani, in una sola parola, gli orange, cioè gli arancioni. Anch'io come te gioco a calcio, ed è curioso come la frase non si perde mai, o si vince o si impara, sia stata posta sulla maglia della squadra che annovera fra le sue fila l'unica ragazza del torneo, che non ha paura di cimentarsi con i suoi colleghi maschi. Allora Mara, c'è tanta filosofia in questa frase, cosa ne pensi? Beh, noi non giocava a calcio nessuno, quindi di errori sicuramente ne abbiamo fatti tanti e non possiamo fare nient'altro che imparare, come hai detto tu, di creatività è l'unica cosa che abbiamo per giocare, perché tecnica non c'è. Grazie mille. Da Elisa e Chiara è tutto. Vi auguriamo una buona serata, alla prossima.